Hai un caso contro Dio? Qualche volta, l'anno scorso, ho ricevuto un messaggio da qualcuno che guido spiritualmente. Il messaggio diceva: Padre, se Dio non cambia la mia situazione, smetterò di servirlo. Un altro giovane una volta mi ha detto: Ho smesso di credere che Dio esiste, perché se esistesse davvero non avrebbe permesso che i miei genitori morissero lo stesso giorno in un orribile incidente automobilistico. Queste sono le esperienze degli altri. So che hai la tua causa contro Dio. Tutti noi sosteniamo cause contro Dio quando affrontiamo sfide che ci opprimono. Dubitiamo a volte della sua infinita bontà, misericordia e talvolta della sua esistenza. Non è strano, ma puoi sostenere la tua accusa contro Dio? Pensi che Dio sia ingiusto con te? Leggi lentamente Filippesi 4:6-9. Non c'è bisogno di preoccuparsi, ma se c'è qualcosa di cui hai bisogno, prega per essa, chiedendola a Dio con preghiera e ringraziamento. E quella pace di Dio, che è molto più grande di quanto possiamo capire, custodirà i tuoi cuori e i tuoi pensieri in Cristo Gesù. Infine, fratelli, riempite le vostre menti di tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è buono e puro, tutto ciò che amiamo e onoriamo, e tutto ciò che può essere considerato virtuoso e degno di lode. Continua a fare tutte le cose che hai imparato da me e che ti sono state insegnate e che hai sentito o visto che faccio. Allora il Dio della pace sarà con te. Punti di riflessione. Hai notato che è più facile consolare gli altri quando attraversano momenti difficili, ma è difficile consolare se stessi in tali situazioni? È più facile ricordare agli altri le promesse di Dio nei momenti di difficoltà, ma è difficile ricordare queste promesse quando attraversiamo momenti difficili. È più facile lamentarsi, preoccuparsi e chiedere a Dio: perché io? Perché hai permesso che succedesse questo o quello? Ma difficile pregare e aspettare Dio con speranza. Dio ci ha dato le chiavi per qualsiasi bisogno. Chiedila in preghiera e ringraziamento. Invece lo accusiamo. Attraverso la preghiera esercitiamo i nostri desideri ed esprimiamo i nostri dolori, afflizioni, delusioni, malattie, paure, eccetera. Mentre attraverso il ringraziamento esprimiamo il nostro ricordo per il bene che il Signore ha fatto. Ma quanti ricordano i bei tempi col Signore? Spesso ricordiamo solo i momenti difficili e poi ci lamentiamo. Per questo motivo non possiamo sostenere le nostre accuse contro Dio. Sì, non possiamo, perché ci aveva dato tutto. Ci ha dato le chiavi per sbloccare o bloccare qualsiasi situazione, ma non abbiamo utilizzato queste chiavi. Ci siamo lamentati. In risposta alle nostre lagnanze, il Signore chiede: popolo mio, cosa ti ho fatto? Come ti ho offeso? Rispondimi, Michea 6:3. Oggi Dio ci accusa per le nostre accuse sbagliate, dice in Isaia 5:1-7. Ti chiedo di giudicare tra la mia vigna, tu e me. Cosa avrei potuto fare per la mia vigna che non ho fatto? Mi aspettavo che producesse uva, perché invece ha prodotto uva acerba? Molto bene, dirò tu cosa sto facendo per la mia vigna. Sento qualcuno affermare: ma prego e credo alla parola di Dio. Ma il Signore ti chiede come preghi. Preghi con cuori pesanti di impietosità? Riempiamo i nostri cuori di veri desideri e non di fantasie superficiali o irrealistiche? Su questo molti che pregano per i compagni di vita o il successo sono colpevoli, perseguono fantasie e non vere realtà. Cerchi cose nobili con il tuo cuore. Ad esempio, come preghi per avere un compagno di vita quando hai molte relazioni sessualmente impegnate o mantieni molte relazioni senza alcun impegno? Riempi il tuo cuore di pensieri buoni e puri, non pensieri d'inganno, bugie, pensieri per ingannare, diffamare o screditare gli altri. I tuoi pensieri nascono dall'amore?
persegui le virtù e cresci in grazia, o ti preoccupi solo di abbellire il corpo a scapito della bellezza dell'anima? Queste sono domande valutative su cui riflettere prima di accusare il nostro Dio. Compito: chiediti cosa devo offrire al Signore per renderlo felice, cosa devo offrire per accontentarlo. Ora leggi Michea 6:6-8 e ascolta la risposta del Signore. Dice solo che è necessario agire con giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con il tuo Dio. Possa il Signore aiutarci a vivere questo. Amen.